Io ho vissuto quella terribile giornata nella quale il tenente Forzati con altri ufficiali italiani persero la vita vilmente trucidati, come è stato qui ben detto. E io abitavo a Nola, a poche centinaia di metri di distanza dalla caserma dove si svolse questo terribile episodio. Tra gli ufficiali italiani fucilati l'11 settembre del 43 a Nola dai militari tedeschi, l'avvocato napoletano Enrico Forzati scelse di immolarsi per salvare un'altra giovane vita. Un esempio di coraggio e abnegazione divenuto simbolo di quella strage è ricordato questa mattina durante una cerimonia in suo onore che ha visto tra gli altri gli interventi del professor Guido D'Agostino dell'Istituto Italiano per la Storia della Resistenza. Alla presenza della famiglia, dei rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine, il Comune di Napoli ha dedicato al sottotenente una targa sul palazzo dove Enrico Forzati visse in via Santa Maria degli Angeli a Monte di Dio. L'apposizione di una targa in questo palazzo dove la mia famiglia ha vissuto, dove io sono nato, dove io correvo da bambino in questo cortile, per me rappresenta un motivo di commozione, di tristezza e di orgoglio perché so e di gioia perché un mio figlio oggi abita in questo stesso palazzo. Una bellissima storia, il tenente Enrico Forzati che sacrifica la vita per salvarne un'altra. Onore alla divisa, grandissima umanità e ancora una volta tra Napoli e Nola nel sud, storie di giustizia, di resistenza, di passione, di grande etica e di grande moralità. Con la nostra toponomastica stiamo ricostruendo e meglio raccontando la storia del Novecento. È un monito importante per i tempi che viviamo.